Ragazze, come state? Comincio questo video stasera di sera. Sono qui in sala perché devo praticamente piegare i panni e ho l'altro stendino anche in cameretta con i panni scuri. Adesso mi piego prima questi, li controllo, vedo quali sono asciugati, quali non sono ancora asciugati. E li accumulo tutti in un unico stendino. Lì c'è la televisione, guardate che bella. Avete visto il mio porta TV nuovo, ragazzi? Lo devo sistemare adesso con un filo dorato, è tutto nero, ma gli voglio mettere qualche centrino e qualche chicca lì sotto. E niente, ragazze, adesso prendo il cavalletto, vi appoggio così mi fate compagnia mentre piego i panni. A dopo.
Buongiorno ragazze, come state? Benvenuti in un nuovo giorno. Ieri sera poi non ho ripreso più niente perché stavo cominciando questo vlog, poi veniva mio marito che passava da una parte all'altra e allora ho dovuto stoppare. Niente, sono qui in cucina, parlo zitto zitto perché lui sta dormendo e adesso lì devo fare colazione. Mi preparo il caffè, faccio colazione, ho due piatti da lavare perché qui devo uscire, devo andare a cola stamattina. E niente, adesso facciamo il caffè. Si è rotta la mia moka e la volevo comprare, guardate un po'. Ecco, questa l'ho butto, si è rotta e adesso mi vado a fare il caffè. Li appoggio un attimino e mi preparo il caffè. Vediamo tutto a appoggiare, aspettate. Eccomi ragazze, ho messo il caffè, mi sono messa un po' di latte, adesso mi tolgo davanti quei piatti, così mi rilevo davanti e poi sistemo cosa devo mangiare. Dato che ieri ha fatto il sugo con le puntine, mi è rimasto un bel po', lo ripeto, mangiamo oggi, così esco e sono tranquilla che ho già il pranzo assicurato. Mi devo ancora truccare, come avete notato, poi andiamo in bagno e vi sistemo insieme a voi. E niente ragazze, adesso vi appoggio da qualche parte perché mi sta stancando il braccio. E niente, a proposito, voi dovete passare la vigilia di Capodanno, domani è la vigilia di Capodanno, la passiamo qui a casa. Io e lui farò la lenticchia col cotechino e poi farò il sugo per fare una spaghettata, niente di che ragazze. E niente, stiamo a guardare un po' di TV. Io sinceramente il mio outfit sarà il pigiama, perché non scendo mica mi trucco in casa, ma no, non ci penso proprio. E niente ragazze, adesso noi ci aggiorniamo dopo e vi porto con me se ci riesco, se non è molta confusione, alla comanda. A dopo. Ciao ragazze, ho finito di fare le faccende di là, di lavare i piatti, di sistemare la cucina. Adesso mi sistemo un po' perché già tardi, farò un trucco molto veloce. Vado a mettere un po' di primer e metterò questo dell'Astra.
Stay here forever. If you're a man, still,
We'll be right back.
pensate? Allora, io stamattina sono stata a Conad e ho preso qualche cosina, mi sono presa la moka per il caffè perché la mia si era rotta, un paio di pantaloni e cosine così, e due torte per domani, quelle non possono mancare, perché ne abbiamo prese due, però ne abbiamo prese due. Allora ragazze, sono qui perché in merendina mi ero scordata una maremma di prodotti, infatti ne ho tantissimi da mostrarvi. Allora, incominciamo da quelli che ho messo sulla tavola, perché sennò non finiamo più. Allora, il primo prodotto che io vado ad usare regolarmente, sempre quando lo finisco, perché compro anche la bottiglietta molto molto grande, è quella della Saint-Ger, è un dermo liquido benessere quotidiano. Ragazze, io questa la pago 9,90 euro, questa grande, e mi ci trovo veramente veramente bene. Da quando la ginecologa me l'ha consigliata, io non l'ho lasciata più, non uso più nessun detergente, perché prima di tutto lei non è profumata, io sono molto allergica ai profumi e devo usare tutto quello che non è profumato, specialmente per il pH, ragazze. E questa ha un pH di 3,5. Ve la straconsiglio, è ottima. Poi un altro prodottino che ho finito è una crema Q10, crema d'azione antirughe della Sienna, questa qui ragazze. Prima di tutto è buona e ha un costo molto molto minimo, sulle 3-4 euro, non è molto cara praticamente come le altre creme praticamente della Nivea e di qualunque altra. E poi ragazze, è fatta così di dentro, piena fino a qui, io ci passo un bel po' perché ne metto proprio poca e mi ci trovo veramente bene. Uso anche il siero della Sienna e il contorno occhi, che è veramente veramente fantastico. Poi un altro posso dire detergente viso, per lavare il viso, che mi hanno regalato in farmacia giù in Puglia, è stato questo latte a risciacquo, ragazze. Io mi ci sono trovata benissimo, ne ho un altro, l'ho finito, me l'hanno regalato, non l'ho comprato, però se si vuole comprare, penso che si vuole comprare, ed è questo qui della marca, oddio ragazze, più piccolo, se scrivessero più piccolo io vedrei, questo qui non ci vengo. Poi cosa ho finito? Vi mostro sempre quelli che ho qui sopra. E ho finito l'acqua micellare della Garnier. Questa era per pelli normali e miste. Questa strucca, purifica, opacizza senza risciacquo. Vabbè, lasciamo perdere, io quando mi passo lei il viso lo risciacquo sempre, ma qualunque detergente sia, latte detergente, acqua micellare, io il viso lo lavo sempre, non so stare con... no. E però c'è una pecca che lei ha. Quando la avvicino agli occhi, per struccare gli occhi, mi bruciano. Non so se anche a voi è la stessa cosa. Io ho preso questa col tappino verde. Questo è un maxi formato di 400 ml. Poi, sempre andiamo adesso ambito capelli, io vi straconsiglio questo se non volete fare subito la tinta. Io uso il tocco, quello là per i biondi, ragazze. Ogni volta che lavo i capelli dura, però una cosa ve la voglio dire, sporca il cuscino, mamma mia. Io credevo che non, cioè una volta messa non andasse a impignare anche i cuscini, invece non mi sbagliavo, però mi ci sono abituata e quando la parrucchiera... Cioè, su questo lato lasciamo stare, io avevo fatto i capelli, ho comprato una tintura giù che ha fatto letteralmente schifo, ed è meglio che mi stia zitto. Allora ho dovuto ricomprare il ritocco per fare i capelli bianchi praticamente. Io ne ho tanti qui, si notano. Poi andiamo da un estremo all'altro perché vi mostro come vanno. Allora, io sono ritornata a comprare il Winnie's piatti concentrato di lame e fior di mela. Devo dire che il suo odore mi piace tantissimo a confronto dei suoi gemelli, lo sgrassatore e quello per lavare i pavimenti. Per me hanno un profumo molto molto forte e non mi piace per niente, infatti per me quei due sono bocciati.
Questo invece lo promuovo, mi piace tantissimo, ragazzi, è buono, è buono. Poi un altro detersivo per i piatti che io ho comprato per caso, all'inizio non mi piaceva, ma poi devo dire che mi è piaciuto tantissimo, e lui è il Rio Milaceto piatti e stoviglie con aceto di mele biologico, super sgrassante, elimina i cattivi odori, effetto brillantezza per acciai e cromature. Devo dire che mi è piaciuto tanto, peccato che sono andata per ritrovarlo e non c'era più, ed è questo qui, questo, ragazzi, non è quello per lavare a terra, perché c'è quello per lavare a terra che è a bottiglia così, e questo qua, infatti c'è scritto piatti, vedete, piatti e stoviglie. Vabbè, poi andiamo per ordine di nuovo. Poi ho finito un ammorbidente della Lenore, questo è di 40 lavaggi ed è di un litro. Io ho preso quello là, lavanda e camomilla della Lenore, lenzuola profumate per una settimana. A me piace tanto tutta la linea Lenore e tutte le profumazioni, non ho una profumazione in particolare, ma tutte. A confronto del Moon Amour mi piace tantissimo, anche il Moon Amour, non c'è niente da dire. Questo qua, ragazze, ve lo straconsiglio, è buonissimo. E infatti l'odore sui capi mantiene per settimane, fino anche al prossimo lavaggio. Poi ritorniamo di nuovo ai capelli, perché stanno tutti accumulati male. Io uso l'unico shampoo che io uso per i ricci, è quello della Pantene 3-in-1, che è shampoo, balsamo e trattamento. Dato che ogni tanto bisogna cambiare lo shampoo, perché ogni tanto la cute può dare irritazione, e infatti io usavo prima il Rimesho, poi il Salzing, e adesso uso lui, perché ogni tanto devo cambiare, mi sa che fra un po' devo cambiare anche lui. Questo qui ve lo consiglio, per me è buono per i capelli ricci. Poi questo a me me l'ha dato il mio dentista, e sinceramente da allora che lo uso sempre, questo colluttorio della Yalma, ed è estratto di grano, questo qui. A me piace, c'è gusti e gusti praticamente. Allora, andiamo ancora con i detersivi per i piatti. Io ho finito praticamente un formato risparmio di Panorama, cioè il detersivo piatti al limone con puro succo di limone, questa è una ricarica. Io, ragazzi, mi ci sono trovata abbastanza bene, quando la ritrovo me lo riprendo, non mi ha dato nessun problema. Sinceramente a me i detersivi per i piatti non danno nessun problema, secondo quelli che non mi piacciono tanto, come praticamente mi ha delusa questa volta lo svelto, mi ha delusa tantissimo, perché non vedo più quella schiuma che mantiene di continuo. Poi ho finito un'altra ricarica della Dove, e questo è praticamente quella semplice, questa qui. Io uso solo Dove, ve lo dico, perché mi piace tantissimo, lo uso anche per lavarmi il viso. Metto qui, tanto andranno tutti a essere buttati. Poi ho finito un deodorante della Borotalco. Io uso questo qui, che c'ha una buona profumazione. Questo è che profumo? Ah, questo è a profumo di sali minerali. Infatti stava scritto sul tappo, io non lo vedevo. È questo qui, col tappo azzurro. Poi, allora, praticamente tutti i detersivi che io vi sto mostrando, per me non è nessuno bocciato, perché ora vi spiego il perché. Perché io adesso in avanti uso solo i detersivi che a me piacciono. Se poi mi capita fra le mani un detersivo che non mi piace, ve lo dico subito. Infatti sono tutti promossi, questi che vi ho mostrato, come il Vernel che ho da tanto tempo, e lui era di un litro, ed è questo, era Sogni di Loto, ed è una profumazione fantastica, ragazze.
Questo è per 52 lavaggi, dicono 52, ma io ne faccio di meno praticamente. Poi andiamo avanti. Non lo so quante di voi lo usano, io lo uso, ne ho un altro e un altro ancora, ed è della linea Ace, ed è il nuovo Ace pavimenti igienizzante, brillantezza e sciacquo. Questo è a lavanda e oli essenziali e senza candeggina, per chi non ama la candeggina come me. Ed è questo con il tappo viola, questo qui. Molti dicono che quando lavano a terra con lui si appiccica per terra. Al mio pavimento non succede. Io penso che deve essere secondo il pavimento che una persona abbia in casa. Allora, può dare questi fastidi praticamente. Poi, un altro detersivo per i piatti che ho finito. Questo mi è piaciuto, non mi è piaciuto. È della linea Scala Antiodori. Questo io ho pagato all'epoca. Perché dovete contare che il detersivo ce l'avevo da un po'. Perché mi sono andata in Puglia e loro sono morti là. E antiodori, questo è con essenziale di agrumi alle arance praticamente. Io credevo che fosse limone, invece le ho prese agli agrumi, arance, limoni. È un buon prodotto. Infatti ragazze, adesso ci lavo anche i vetri con lui e le porte, e anche il bagno ci lavo, perché col fatto che sul lavandino si crea quello strato, non so se ve ne siete accorti, di calcare praticamente per l'acqua, si forma quello strato un po' strano, un po' ruvido. Io lo faccio un po' con lui e ritorna di nuovo bello che lucido. Poi io mi sono comprata, che l'ho pagato 1 euro, questo kit Swiffer, che dentro c'è un pannetto e questo Swiffer piccolino, ed è questo qui. Io ho pagato praticamente 1 euro. Poi che ho finito? Ho finito la mia amata schiuma, che io uso solamente lei, e infatti me la dovrei ricomprare perché sto finendo già l'altra, ed è questa qua della L'Oreal Paris Studio Line Power Rich Mousse Forma Rich, definizione ed elasticità per vivere ricci stanchi. Questo qui, io ragazzi, mi ci trovo benissimo con questa schiuma. Costa un costicchio un po', però è buona. Allora, questa la uso ogni morto di papa, ogni tanto praticamente, ed è la lacca malizia ecologica Ecofic fissaggio strong. Questa io, ragazzi, la metto anche sulle sopracciglia quando finisco di truccarmi, perché chi ha le ciglia non lo so, io ce l'ho proprio pochi pochetti, svolazzano. Allora con lei li schiaccio e non si vedono. È un trucchetto. Poi un altro di ritocco perfetto, io ve lo straconsiglio, avete visto che io lo sto usando più di qualche volta. Poi ho finito, io ne ho adesso 3 barattoli di lei, perché senza di lei non ne posso fare a meno, la uso su tutto. Lei è la mia amata Calinda Extra, e le pulisce, sgrassa e deodora, e al profumo di limoni, si può fare il bagno, i piatti, le posate, le pentole, la cucina, comunque voi vogliate, il bagno. E a me piace tantissimo, io la conosco da tanto tempo, anche prima di entrare su YouTube. Però ragazze, se la trovate ve la consiglio, perché è fantastica, è il top. E poi dolci su fondo, questo poi c'è un'altra cosa, e ho finito il mio della Sien crema contorno occhi della Sien, questa è al melograno. Ragazze, buonissima, idrata tantissimo il contorno occhi, ma io vi vorrei dare
una dritta. Allora, io quando mi sveglio la mattina, mi sveglio col viso gonfio così e con le occhiaie belle gonfie. Lo so che in inverno non sembrerà tanto fantastico dire farlo, però io lo faccio tutte le mattine. Praticamente lavo il viso con l'acqua fredda, ghiacciata, proprio su questo lato ci vado sempre ad metterla sugli occhi, e l'acqua ghiacciata praticamente fa rientrare un pochino le borse. Se proprio mi sembra una cosa che non ce la potete fare, potete farlo anche con un cubetto di ghiaccio. Praticamente lo avvolgete su una piccola stoffa e lo passate qui sotto picchiettandolo, e vedrete che le borse restringeranno un pochetto. Dulcis in fondo è una roba mangereccia, ragazzi, non so quante di voi usano, io lo uso, e lo uso quando devo fare il brodo oppure per delle cose veloci, e ci passa tantissimo. Il mio dado star classico, eccolo qui, ragazzi. Questa è roba mangereccia. Bene, ragazzi. Ah, no, 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 aspettate, è caduta, me l'avevo aspettata. No. Poi un'altra cosa che io ho finito e che uso sempre io la uso anche per lavare a terra, questa qui. Non solo per i capi scuri, ma anche per lavare a terra, ed è l'Ace Gentile Igienizza e Smacchia Candeggina per colorati con ossigeno attivo, fresco profumo. Questa qui, ragazze, è l'Ace Gentile. Io questa ne uso mezzo tappino anche per lavare a terra con qualsiasi detersivo che metto, il Fabuloso, l'Ajax, il Lace, qualunque detersivo che io uso, lei in mezzo tappino ce la metto sempre. Ragazze, spero di non avervi annoiato con i detersivi finiti. Comunque non so se questo video lo continuerò o se lo lascerò lo finirò così, ma intanto se lo dovessi continuare vedrete il continuo del video. Comunque io vi saluto, vi mando un bacio, non tocco le mani perché ho toccato i detersivi. Se vi fa piacere, noi ci rivediamo a un prossimo video, e che dire, ragazze, io vi saluto e vi mando di nuovo un bacio al prossimo video. Mi raccomando, attivate la campanella e non dimenticatevi, sempre che vi faccia piacere, di iscrivervi al canale. Ciao!